Di Couperin e del suo livre de pièces d'orgue, contenente la messa solenne ad uso delle parrocchie, ho già dedicato delle lezioni, a cui rimando per chi volesse avere un quadro generale dell'opera e sempre su questo canale trovarne anche l'esecuzione integrale. Oggi mi concentrerò sull'offertorio di tale opera, il quale è da eseguirsi tractim, ossia senza risposta in canto. Infatti, i brani che prevedono l'alternanza dell'organo al cantus planus riguardano l'ordinarium missae, cioè Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei e Ite Missa Est. L'offertorio è la composizione più ampia di tutta la messa ed è affidata, come dicevo, al solo organista. Si evolve in tre sezioni che di seguito descrivo ed eseguo. La struttura del brano, come accennavo prima, è quella multisezione. Le sezioni sono tre e si presentano come dei blocchi autonomi di eque proporzioni. La prima serve da introduzione, come se si trattasse di un'ouverture. Essa si presenta solennemente, caratterizzata dalle chiassose sonorità del grunge. Il grunge, lo ricordo, è una combinazione di registri ad ancia, di cornetti e registri di mutazione, che assemblati insieme sono di forte impatto sonoro. Questa prima parte si alterna sulle tre tastiere e ricorda la tradizione del concerto grosso, dove abbiamo l'alternanza dei soli, cioè un piccolo gruppo strumentale, contrapposti alla completa orchestra, cioè al grosso. La sezione, come le altre che seguono, si presenta a forma chiusa, ossia la cadenza finale non è per niente sospensiva e preludiante al seguito, bensì fortemente conclusiva nella tonalità d'impianto, in questo caso Do maggiore. Proprio per questo motivo il brano può essere spezzato e anche eseguito solo parzialmente. Thank you.
Eccoci alla sezione centrale di proporzioni eque rispetto alle altre, che l'autore scrive in modo minore, il che dona ovviamente un piacevole momento di distensione e allo stesso tempo un'ambientazione più introspettiva, come avviene peraltro all'interno del melodramma settecentesco con l'aria con da capo, a cui probabilmente il compositore fa riferimento con una scelta di tale tipo. Realizzata con una sonorità tipica dell'organo francese classico, abbiamo quindi un trio. Praticamente alla mano sinistra il suono del cornetto, alla destra un'ancia che funge da controcanto, infine al pedale un labiale di 8 piedi con funzione di sostegno armonico. Potremmo immaginarla come un'aria a 2 voci che dialogano tra loro con l'accompagnamento di un violoncello. La seconda parte di questa sezione intesse invece un disegno contrapuntistico basato sul tema principale, con la conclusione in modo maggiore per ricollegarsi al tono d'impianto. La sezione finale in tempo allegro si presenta nello stile di danza vivace alla giga, in ossequio ad una tradizione che vede questa danza spesso a chiusura di brani strumentali. Per quanto concerne la scrittura, ci troviamo di fronte a una composizione in stile contrappuntistico imitativo, riecheggiante lo stile dei polifonisti tedeschi e il Bach delle suite inglesi. Si ritorna alla grande sonorità iniziale con alternanza dell'utilizzo dei 3 corpi d'organo Re, Si, Positif e Grand Orgue, che donano una preziosa combinazione sonora a questo vivace e travolgente movimento conclusivo. Thank you.